Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi è un video un po' particolare, non siamo alle 20, quindi non vedrete, avete capito tutto. Vi lascio tutti i link in descrizione perché siamo appena tornati dall'ECMA, belli carichi, maledette. È arrivato però quel periodo dell'anno del Black Friday e quindi dobbiamo spendere i soldini. Allora, ho deciso di fare un video per auto e moto, 10 offerte che ho selezionato personalmente e secondo me potrebbero essere utili. Io alcune di queste offerte che vi dirò oggi le ho già, sia sulla macchina sia sulla moto, quindi credo che possano essere utili anche a voi. Ma partiamo subito da un portacellulare da auto con sistema MagSafe e ricarica wireless, molto comodo, quindi non c'è bisogno di attaccare il nostro cavettino, il telefono rimarrà sempre lì attaccato. Pensate che questo modello qua in particolare, le SR che io monto da ben un annetto e mezzo, può reggere fino a 1,4 kg. Non vi consiglio di caricarci roba magnetica solo per provare, perché le bocchette non reggeranno e poi sono dei soldini. Limitatevi ad attaccare il vostro iPhone o altri telefoni con il giusto sistema MagSafe. Quindi mi raccomando, attaccateci solo il telefono, non fateli ingorti. Questo prodotto va da 38 euro a 28 euro. Ok, non è tantissimo, però ve lo consiglio. E alla fine sono quasi 9 euro, 10, perché comunque oscillano prezzi. Io vi sto registrando questo video il 18 alle circa, 18:30, quindi come l'estrazione dell'8 alle 8. Quindi i prezzi possono cambiare. Ora avete visto il video e magari erano più alti o più bassi. Questo non lo so, spero siano più bassi. Comunque vi lascio tutti i link in descrizione. Se lo comprate direttamente dal link mi aiuterete. Grazie. Andiamo avanti. Ora passiamo alla moto, porto cellulare da moto, visto che siamo sempre smart, abbiamo scelto il cellular line Interphone, che questo modello lo fanno anche wireless, quindi con la ricarica wireless, però io non l'ho provato sinceramente e non mi sento di consigliarlo. Io ho provato il classico, questo qua che vedete appunto, e va da 40 euro a 32 euro. È bello ammortizzato, anche se non sembra, molto robusto e fidatevi che il telefono non casca. In più ha dei gommini agli angoli per fermare appunto il telefono, quindi potete stare tranquilli e andare dove vi pare. Ovviamente non andateci a fare motocross e in knack, però comunque potete andarci dove vi pare, ve lo consiglio al 100%. Se poi avete provato quello con la ricarica, scrivetemelo qua sotto nei commenti se vi siete trovati bene, che lo comprerò subito anch'io. Grazie. Ma ora ritorniamo in auto. Altro prodottino che l'hanno messo a sconto del 50%, molto molto interessante, è Alexa Echo Dot Auto. Quindi cosa potete fare con questo dispositivo? Potete fare tutto ciò che potete fare con Alexa. Quindi ora io ho detto Alexa, mi stanno partendo tutti i dispositivi. Quindi credo anche a voi vi siano partiti i dispositivi, insultatemi nei commenti, grazie. Lo trovo molto utile da attaccare alla macchina, tramite Bluetooth ovviamente, e da 60 euro passa a 30 euro. Secondo me è da avere, anche se non lo usate, lo mettete lì in macchina, giusto, va avuto e posseduto, quindi compratelo. Ora passiamo a un prodottino molto utile, perché chi come me è un maniaco dell'auto e vuole sempre avere la macchina bella pulita, senza briciole, e invece monta questo e con le scarpe sudice e quello ci mangia la caramellina e quello un pezzo di schiaccia e quello così e quello sa, ci sono sempre delle briciole. E se non avete la possibilità di avere spazio o comunque il tempo di andare al lavaggio, quindi lavare anche dentro la macchina con l'aspiratore, o a casa non avete un aspiratore, vi consiglio questo aspiratore auto con i vari beccucci, molto comodi tra l'altro, che da 45 passa a 30 euro. Potrebbe essere molto interessante come prodotto, lo tenete direttamente nel baule o nello scaffale a casa in garage e aspirate quello che volete. Non avrà la potenza logicamente di un aspiratore professionale o di un aspiratore a bidoncino, però per le cose superficiali o perlomeno per lo sporco di primo impatto ce la fate a aspirare tutto, ve lo garantisco. Passiamo ora ai mantenitori, perché non tutti usano la macchina tutti i giorni.
Quindi tanti la tengono in garage, quindi hanno una seconda auto, oppure hanno una moto che nel periodo invernale non viene usata tantissimo. Quindi ci viene in soccorso chi è? Francidiero? No, i mantenitori. Ve ne ho selezionati due. Uno, mantenitore della CTEC, che ormai conosciamo tutti perché è il leader mondiale per quanto riguarda i mantenitori e caricatori di batterie, quindi ve lo consiglio. Non sono scontatissimi, magari troverete anche altre offerte, però mi sento di consigliare appunto CTEC perché io personalmente le uso qua in carrozzeria, in officina, e sono sempre al top. Vi seleziono due modelli che da 65 passa a 48, mentre quello un po' più potente da 97-98 euro passa a circa 90 euro. Io ve lo consiglio, se avete una macchina che usate spesso, ve lo consiglio. Ovviamente c'è anche per la moto, sia il CTEC che altre marche. Per quanto riguarda appunto le moto, ho selezionato questo della Bosch, che da 70 euro circa passa a 50, quindi sono quasi 20 euro di sconto e non è male. L'attaccate direttamente alla batteria oppure ai morsettini. Quindi cosa succede? Levate la sella, attaccate direttamente lo spinotto e l'attaccate alla corrente, senza tutte le volte staccare la batteria, attaccare i morsetti o sbudellare mezza moto. Quindi questo ve lo consiglio. Ci sono appunto di altre marche, anche di marche specifiche della moto, tipo Ducati, Kawasaki, BMW e tutto il resto, ma tanto sono tutti uguali, cambiano di poco. Prendetelo buono se volete comunque un buon prodotto. Ma passiamo ora alla sicurezza, e passando alla sicurezza mi sento di consigliarvi anche una dashcam. Ho guardato un po' cosa c'era in giro, ho cercato qualche prodottino giusto, interessante. Lì per lì volevo proporvi appunto la dashcam della Garmin, che Garmin ovviamente è una garanzia, però c'erano pochi sconti, quindi se potete comprate Garmin, se no ho trovato appunto questa dashcam della Red Tiger. Sarà una cosa cinese, ok, però il prezzo era buono, perché da 240 passa a 160 euro. Il kit comprende due videocamere, una anteriore 4K, una posteriore da 2K, ha un'interfaccia molto semplice, mi sembra di aver visto, quindi ha il GPS e tutto quello che vi pare. Anche dalle recensioni che vedete, appunto, mi sembra davvero un ottimo prodotto. Fatemelo sapere se la comprerete, scrivetemelo nei commenti, perché anch'io sarei molto interessato, e a vedere nei commenti mi sembra tanta roba, soprattutto per l'assistenza, perché hanno avuto dei problemi e l'assistenza non è da sottovalutare, perché se no è inutile comprare gli oggetti se poi non abbiamo assistenza. E in questo caso dicono tutti che l'assistenza è veramente al top, quindi mi sono sentito di consigliarla. Passiamo come ultima cosa, prettamente per auto e moto, alla cura appunto del vostro mezzo. Ci sono su vari siti, anche su Amazon, però scontati di poco, però comunque c'è uno sconto, i prodotti Maniac Line, quindi tutti i prodotti della Mafra. La Mafra si divide in Mafra, Maniac Line e Labo Cosmetica. Io vi consiglio anche prodotti Mafra generici, normali, perché sono ottimi prodotti a un prezzo eccezionale, ma se volete qualcosa di più perché siete un pochino più maniaci della perfezione, quindi della cura del vostro mezzo, vi consiglio la linea Maniac Line. Potete trovare tutto, dallo sgrassatore al lavaggio auto, lavaggio neutro, lavaggio ceramico, pulitore per i vetri, tutto quello che volete lo troverete. Ci sono delle offerte, guardate anche nel sito ovviamente della Mafra, che forse per l'occasione farà delle buone offerte, ve lo consiglio vivamente. Noi li usiamo tutti i giorni qua in carrozzeria, quindi mi sento proprio di consigliarli al 100%, occhi chiusi. Veniamo ora agli ultimi due oggetti che ho selezionato per voi. Allora, il primo, per chi ha Apple, ma comunque c'è anche l'alternativa Android, un mio amico ha Cippolo, non so se lo conoscete, però comunque lui ha Cippolo. Vi sto parlando appunto degli AirTag. Gli AirTag sono dei GPS, quindi si collegano al telefono e prende il segnale dagli altri iPhone. E cosa fa? Vi dice dove avete lasciato le chiavi della macchina, oppure le chiavi della moto. Quindi ve lo consiglio. Fanno anche tutti gli altri gadget appunto per incastrarli bene, tipo portachiavi in pelle, portachiavi in gomma, portafogli. Anche la Moero stessa fa un portafoglio con la taschina tonda per metterci l'AirTag. Quindi ve lo consiglio vivamente questo prodottino qui. E ora c'è in offerta da
100-110 euro 4 pezzi, se no troverete ancora io l'offerta, non l'ho trovata per quello singolo, comunque intorno a 36-39 per uno solo, quindi vi conviene comunque comprarli 4. Passiamo ora a una cosa che può essere prettamente per la macchina, per la moto, ma anche per l'utilizzo quotidiano, se volete andare a fare una girata fuori, sott'acqua, dove vi pare. Quindi mi sono sentito anche di consigliarvi questa Insta One 360 RS, la Twin Edition. Perché la Twin Edition? Perché vi ho consigliato questa? Primo, perché il prezzo era buono. Interfaccia con il telefono molto intuitiva, molto facile, un software anche per montare video molto piacevole da usare. E poi perché? Perché con questa, quindi con la RS, potete fare un po' di tutto. Sia la lente singola, quindi tipo con GoPro, che la potete mettere davanti, dietro, quello che vi pare, con il monitor e la batteria, che è tutto modulare, molto ganzo questo sistema. Oppure avete la doppia lente per usufruire appunto del 360, molto comoda. Noi abbiamo una Insta 360 Go 2, quella piccolina magnetica, che la mettiamo in cappelli attaccata al ferro ovunque, e una GoPro 10. Qualità della GoPro 10 secondo me è superiore alla Insta per quanto riguarda la qualità d'immagine, però non è 360. E in macchina, soprattutto per noi che andiamo all'evento oppure facciamo dei video macchine e moto, ovviamente ci farebbe comodo anche una doppia quadratura, quindi parte stradale e parte delle nostre bellissime facce, e con questa qua lo potete fare, quindi ve lo consiglio. Ovviamente la potete usare per qualsiasi sport o quello che volete, e da 605 euro passa a 544. Vi ricordo che i prezzi che vi sto dicendo sono di ora, del 18 novembre alle 7 di sera, quindi magari cambieranno sempre. Però ecco, questi sono le 10 offerte che mi sento di consigliarvi e che bisognerebbe avere secondo me tutti. Se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale, ditelo a tutti, fate un annuncio importantissimo, che ci vedrete anche su Italia 1 a fare le televendite al posto di Mastrota. Detto questo, grazie mille e ci vediamo in un prossimo video. Ciao! I just gotta get through, cause I feel like taking off, find a place with a view. The